sugli spi. Qui abbiamo un piccolo taglietto che mi si è fatto sullo spi. Allora, che cosa ti serve? Allora, innanzitutto ti serve l'alcol con un panno, perché andiamo a pulire bene la vela prima di attaccarci la pezza. Poi ti dovrai stendere su una superficie abbastanza piana, quindi se abbordi una superficie piana bene, altrimenti puoi utilizzare tipo il tagliere, quello da cucina, quindi una tavoletta appunto per appoggiarti su una superficie piana. E poi ti serve, questo è il nylon adesivo, che lo puoi prendere insomma c'è di parecchi colori, quindi sceglierai in base al colore del tuo spi. Qui il mio è bianco, quindi prendiamo questo qui di colore bianco. Questo è un nylon adesivo, in pratica è uno scotch col tessuto dello spi che andiamo appunto ad attaccare sopra, come si fa con i vestiti. Quindi andiamo a mettere una pezza qua al tessuto, allo spi. C'è una cosa, lo puoi, una volta pulita la vela, puoi o attaccarlo così direttamente smussando gli angoli, oppure meglio ancora sarebbe tipo come fanno i dottori, diciamo che la ferita qua, il taglio, si tagliano dei pezzettini, puoi tagliare dei pezzettini così, li vai a fissare qui sopra il taglio di modo che resta chiuso, giri la vela, metti la pezza sopra, poi rigiri la vela, togli questi due adesivini e rimetti, diciamo, il pezzo dall'altra parte. La fascia intera, vedi che qua c'è una cucitura e una cucitura, quindi c'è una e un'altra qua, quindi se, diciamo, se il taglio dovesse essere importante, il velaio ti può proprio sostituire l'intera parte di tessuto. Bene, ti aspetto sul nostro sito con i nostri videocorsi su www.25nodi.com. Ti auguro buon mare, buon vento, ci vediamo ai prossimi video. Ciao!